Pericolo scampato per la provincia di Fermo, la paventata ipotesi della realizzazione di una tendopoli nella zona di Campiglione, nell'area dell'ex zuccherificio Sadam, destinata ad accogliere ben 700 profughi provenienti da Lampedusa, è ormai scongiurata. La conferenza unificata Stato-Regioni di qualche giorno fa ha infatti assicurato che nessuna tendopoli verrà allestita né sul territorio marchigiano né tantomeno su quello nazionale. È stato raggiunto un accordo, un maggior coinvolgimento della protezione civile, non soltanto delle forze dell'ordine, la disponibilità ad accogliere queste persone che vengono dal Nord Africa nelle strutture di ciascuna regione in maniera che siano distribuiti sul territorio e anche soprattutto evitare che si formino delle tendopoli che mal accoglierebbero queste figure. L'ipotizzata struttura di Campiglione, ripeto, era veramente un'ipotesi scellerata, perché pensare di poter concentrare 700 persone in un'area tra l'altro assolutamente non idonea neanche sotto il profilo ambientale, con una prefettura ancora non strutturata, in assenza del comandi provinciali delle forze dell'ordine, veramente un'ipotesi che non stava né in cielo né in terra. Prevista anche una diminuzione dell'afflusso di profughi nelle Marche. Delle circa 1300 unità ipotizzate fino alla scorsa settimana, ne arriveranno invece nel nostro territorio circa 700. Ma nella regione Marche si ipotizzano in 700, queste sono le prime stime. Verranno ripartiti su tutto il territorio regionale, in ugual misura sulle province in base al numero degli abitanti. Verranno dispiegati in strutture adeguate. Io credo che questa sia stata la soluzione giusta, d'altra parte sempre auspicata da me, dal sindaco della città capoluogo, dalla stessa regione Marche. Al momento non è stato ancora stilato alcun elenco delle strutture idonee che accoglieranno questi profughi. Il governo si è preso 10 giorni di tempo per realizzare un piano nazionale di intervento. Le istituzioni marchigiane si dicono comunque già pronte per rispondere in maniera adeguata a tutte le richieste provenienti da Roma. Noi siamo impegnati a onorare questo accordo, quindi se ci saranno delle persone che verranno qui, le accoglieremo con lo spirito di sempre che caratterizza la comunità della nostra regione. Secondo me sarà necessario un coordinamento tra regione, provincia, comuni. Noi coinvolgeremo, per quel che ci riguarda, tutti i sindaci, dovrà essere coinvolta la protezione civile. Io credo che il territorio dispone di strutture adeguate per accogliere queste persone, ripeto, munite di permesso di soggiorno provvisorio. Questo non è secondario, perché consentirà di garantire tra l'altro la sicurezza dei cittadini, l'identificazione degli stessi profughi, e quindi io credo che saranno reperibili strutture per accoglierli.